Ha vinto il Campobasso 1-0, mister Ceccarini aveva chiesto ai suoi ragazzi ordine tattico, concentrazione e impegno e i ragazzi hanno risposto presente, soprattutto con un grande primo tempo, ma nessun punto nelle paniere contro un Campobasso che doveva far dimenticare ai tifosi arrabbiati il capitombolo di domenica scorsa. Sono parecchi tifosi venuti da Campobasso, la vecchia guardia vissina sempre presente. Dopo un inizio all'attacco degli ospiti ci prova la Visse, ma al quindicesimo Campobasso vicino al gol, pasticcio difensivo di Granaiola, Vitone vede Di Gennaro libero, il numero 11 Molisano arriva tu per tu con Osso, grande risposta del ventenne portiere della Visse. Al 27esimo Ruffini per Zanini su calcio da fermo, tiro potente fuori. La Visse manovra, ma il Campobasso risponde al 31esimo, comunque il turno della Visse su calcio d'angolo, la Briola ha la palla, ha sulla testa la palla del vantaggio nell'area piccola, clamorosamente fuori. Due minuti dopo, bella azione in area molisana, Dominici, tiro ancora fuori. Al 38esimo ancora Vispesaro, Bugaro la mette nell'angolo, ma Conti ci arriva e mette la palla fuori. Si va a riposo sullo 0-0, ma la Visse ha giocato alla pari contro una delle grandi del campionato, rischiando di prendere gol, ma andandoci vicino per due volte. La ripresa, la Visse inizia all'attacco, ma è solo un fuoco di paglia perché il Campobasso avanza il baricentro e la Visse soffre spesso in 11 nella propria metà campo. Sembra un'altra partita. Al 14esimo Ceccarini cambia, l'ha acciaccato Dominici, dentro Rossi, applausi per lui, un difensore negli spogliatoi, dentro un centrocampista con caratteristiche offensive. Al 17esimo per fortuna della Visse Todini e Miani si danno fastidio tra di loro a due passi dalla porta, difesa da Osso. La Visse finalmente reagisce ed esce dalla propria metà campo e al 19esimo Rossone colpisce la parte superiore della traversa. Al 25esimo doppio cambio Molisano, dentro La Penne e Pignataro, fuori Bernardi e Pani. Ma c'è la controreazione molisana, al 27esimo parte il Campobasso sulla fascia destra, cross morbido, testa di Miani, paratone di Osso, il secondo della partita. Alla mezz'ora la Visse cambia ancora, dentro Bartolucci, fuori Fabbri. Al 32esimo invece cambio Campobasso, dentro Lazzarini, fuori Di Gennaro. Altra sostituzione della Visse al 33esimo, Torelli per Zannini. Al 37esimo la Visse prova a manovrare ma imprecisa nell'area molisana, nulla da fare. Al 42esimo contropiede Vissino, uno contro uno, Torelli tira ma la porta è lontanissima. E al 44esimo su un calcio d'angolo dubbio, mischia in aria, Lazzarini mette dentro e va a festeggiare sotto la curva dei tifosi del Campobasso. E al 49esimo Conti, il portiere del Campobasso, salva la sua porta dalla palla del pareggio vissino. E vince il Campobasso, una partita dove sarebbe stato più giusto il pareggio, tante occasioni da una parte e dall'altra, il Campobasso ne ha messo dentro una e la legge del campo dice che i tre punti vanno in Molise. Questi ragazzi hanno risposto presente con un grandissimo primo tempo e un secondo tempo in ogni caso dove ce l'ha messa tutta, poi dopo insomma l'esperienza ha inciso. Io sono molto contento di quello che hanno fatto i ragazzi. È chiaro che prendere un gol così è una situazione che moralmente ti mette in difficoltà, però dobbiamo lavorare per questo.